Se guardiamo i commenti sugli articoli delle varie Xbox Series X e PlayStation 5, mediamente troviamo commenti di gente che si lamenta e si definisce delusa. L'evento di PS5 non ha portato il gioco, come dire, sconvolgenti, e quello di Xbox non è da meno, addirittura è stato ampiamente criticato, soprattutto per quanto riguarda Halo. Quindi quello che ci chiediamo, si parla ancora una volta della next gen, ma cosa significa veramente next gen? In altre parole, cosa porteranno di veramente innovativo le nuove console? Ecco l'errore. Fino ad ora si è sempre considerato un unico parametro di paragone quando si è passati da una vecchia generazione a una nuova generazione di console, cioè la grafica. Cioè si consideravano i giochi quanto erano più belli, quanto erano più realistici. Ma questo non è quello che accadrà con le nuove console. Se si continua a prendere questo come unico parametro di valutazione, è normale che i commenti saranno del tipo «sono deluso, non c'è niente di sensazionale». Io circa 3 mesi fa, quindi ben prima di vedere le immagini dei giochi delle nuove console, ho fatto un video per quanto riguarda l'Unreal Engine 5 e in quel video denunciavo il fatto che quello che ci hanno fatto vedere con quella tech demo era qualcosa di molto lontano rispetto a quello che sarebbero stati i videogiochi futuri. In pratica quell'evento ha creato idee molto fuorvianti rispetto a quello che sarà la realtà. Purtroppo in quel video ho ricevuto diverse critiche, molte persone che non si ritenevano d'accordo con quello che dicevo e affermavano che non era così, cioè che quella era una demo giocabile, quindi i futuri videogiochi sarebbero stati belli così come la demo di Unreal Engine 5. Ora, devo dire che dopo le presentazioni che abbiamo visto dei giochi che usciranno quest'anno, quello dopo e forse ancora oltre, direi che quelle persone dovrebbero un attimino rivedere la loro posizione. Io lo ribadisco, quello che abbiamo visto con la Unreal Engine 5 non è assolutamente quello che vedremo nei futuri titoli. Quella è una tech demo e tech demo rimarrà. L'unica eccezione potrebbe essere solamente una manciata, pochissimi titoli, probabilmente esclusivi, che usciranno molto in là negli anni, verso addirittura la fine del ciclo di vita delle console che ancora non sono uscite. La Unreal Engine 5 sarà disponibile nel corso del 2021, considerando i tempi di sviluppo dei giochi di 2, 3, 4 o più anni. Capite bene che siamo ben oltre la metà della vita di queste console. Quindi non facciamoci illusioni. E oltretutto io voglio fare anche un commento sul livello attuale della grafica raggiunta con i videogiochi. Per me è già un ottimo livello, un livello tale che probabilmente porta alcuni sviluppatori a chiedersi quanto sia necessario andare oltre. Cioè, in altre parole, nell'investimento per la creazione di un gioco, quanto vale la pena spingere ancora di più sulla parte grafica anziché magari investire quello che serve nello sviluppo per un gameplay più accattivante, una parte creativa più coinvolgente e via discorrendo. Quindi, cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove console? Dobbiamo cambiare i nostri parametri di valutazione e la grafica deve essere solamente uno di questi parametri. E più nello specifico, le novità sotto il punto di vista grafico saranno due. L'applicazione del ray tracing ai vari giochi e la risoluzione più elevata rispetto alla generazione precedente, quindi si punta al 4K. Queste saranno le uniche caratteristiche che appartengono alla parte della grafica per la next gen, quindi significa un piccolo miglioramento rispetto al passato, di certo non un miglioramento enorme. Le altre caratteristiche della next gen saranno ad esempio l'accesso ai servizi, la presenza di sempre più giochi gratuiti con gli acquisti in app, che rendono decisamente di più rispetto al classico gioco fatto e finito. Servizi in abbonamento alla Game Pass, per intenderci. Il crossplay e il facilitare il passaggio al cloud gaming, per farlo diventare qualcosa di normale per tutti. Queste saranno le caratteristiche peculiari delle nuove console. A questo punto qualcuno di voi potrebbe dire: ok, ma cosa c'entrano alcune cose che hai detto fisicamente con le nuove console? Ad esempio ho parlato di cloud gaming. Cosa ha a che fare cloud gaming con la nuova Xbox e PlayStation 5? Saranno quelle che faranno conoscere il cloud a molta gente grazie a tutti i servizi che creeranno l'ecosistema delle nuove console. È sbagliato continuare a vedere le console come dei semplici pezzi di ferro su cui far girare dei videogiochi in locale. Sono il portale di accesso per tutti i servizi del futuro. Quei servizi che probabilmente oggi il
classico utilizzatore di console ancora non conosce e che snobba, ma che domani imparerà ad apprezzare. Per voi ci saranno una PlayStation 6 e una nuova Xbox fra 5, 6, 7 anni, quello che sarà il ciclo di vita delle console? Per me no. Queste saranno le ultime console realizzate così con il concetto che abbiamo in testa adesso noi, e cioè il concetto del passato, quindi dell'hardware potente su cui far girare dei giochi in locale. Quindi l'obiettivo delle future console sarà quello di traghettare gli utenti da un modello d'uso vecchio al futuro. Quindi lasciate perdere la grafica come unico metodo di valutazione, rimarrete delusi. È il mondo, l'ecosistema, tutti i servizi a cui permettono queste console di accedere a fare la vera next gen. Io amici vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Se vogliamo parlarne facciamolo qui sotto nei commenti. Vi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!